Non cadeva dal 4 febbraio Osab, che perde in casa contro Cesena e viene agganciata al primo posto da Nuovo Molinazzo, che vince 7-0 contro Colbe, partita già chiusa dopo i primi 25 minuti, avanti i padroni di casa per 4-0. Gli altri risultati di questa undicesima giornata di ritorno vede San Giorgio Limbiate vince in misura contro San Bernardo, dimostrandosi una delle squadre più in forma del campionato, arrivando alla sesta vittoria consecutiva. La tripletta di capitan Cerioli guida Polissinago alla seconda vittoria consecutiva e alla quarta nelle ultime 5 per 8-5 contro Gorla, alla 23esima sconfitta stagionale. Combattutissima la sfida fra Roger Milano e Robur, con i padroni di casa che partono forte e si trovano sul 3-0 nel primo tempo. Pian piano gli ospiti recuperano fino al 3-3. Quando la gara sembra destinata a un pareggio, Romano segna e regala 3 punti preziosi ai suoi. Seconda sconfitta consecutiva per 3-2 per ODB Castelletto, questa settimana in casa contro Baita, che grazie ai gol di Maserati, Genovesi e Kuruma sbancano il campo dei campioni in carica e tornano alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa giornata. Nonostante la tripletta di Martinelli, cade Colombara in casa dell'Oratorio Giovi, guidati da 3 doppiette. Zumbo, Rinaldi e Girardi timbrano 2 volte il cartellino a testa, consegnando a Giovi la seconda vittoria consecutiva.
Infine, i quattro evangelisti cadono in casa contro Espresso MB alla quarta vittoria consecutiva. Avanti 2-0 a fine primo tempo gli ospiti, nel secondo i padroni di casa giocano meglio e cercano di raddrizzare la gara senza però avere un felice esito. Bellissima la sfida per il miglior marcatore, con Perrone sempre primo a 38, talonato da Basilio e Basilicata. Anche nella classifica migliori giocatori di vari sono contenuti, con Molinari primo, ma più uno da Taverniti e più due da Basilicata. Infine, la classifica vede il nuovo Molinazzo agganciare in prima posizione con una partita da recuperare Osab. La lotta per il terzo posto è bellissima, con 3 squadre con 36 punti e dietro altre 3 squadre divise da 3 punti tra di loro. In fondo, i buoni momenti di Spess MB e Polissenago permettono alle due squadre di uscire dalla retrocessione, ma la lotta è ancora apertissima.